questa serata invece vogliamo dedicare proprio l'intero modulo alla didattica e BIM. Abbiamo suddiviso già dall'inizio questo modulo in cinque sezioni. Nella prima sezione vogliamo andare ad esaminare le tecniche e le strategie di presentazione dei materiali. Nella seconda sezione o seconda unità didattica o come vogliamo chiamarla, andiamo ad esaminare le modalità di utilizzo della LIM. Quindi la LIM e i principi della didattica inclusiva e l'approccio alle discipline, la LIM come strumento di comunicazione. Ma in questi cinque sottotemi c'è molto da dire, da approfondire, da ricercare, da sperimentare. Io questa sera vi presento delle slide in cui le cinque sezioni le ho trattate un po' tutte e cinque, ma non in maniera sufficientemente approfondita, alcune più, alcune meno. Mi ripropongo di approfondirle poi nel secondo incontro e durante anche la settimana, mettendo del materiale, ulteriore materiale anche in piattaforma Moodle. Passiamo ora a vedere la prima parte di questo modulo, quindi le tecniche di strategia e di presentazione dei materiali. Contenuti didattici digitali che vogliamo utilizzare e presentare con la LIM assumono un'esposizione più accattivante, ma anche più efficace, già se iniziamo ad utilizzare gli strumenti che abbiamo un po' analizzato all'inizio, quali possono essere la tendina, che tutti noi conosciamo, no? Gli strumenti del software autore, che ritroviamo in tutti i tipi di lavagna che grosso modo incontriamo nelle diverse scuole italiane. Possiamo migliorare la presentazione anche con l'evidenziatore o occhio di bue, voglio dire il riflettore o occhio di bue, come vogliamo chiamarlo, che adesso apparirà sul vostro schermo in Second Life, del quale, come abbiamo visto anche all'inizio del corso, possiamo cambiarne la forma, la trasparenza e la dimensione. Ok? Va bene, allora, quindi questi sono gli strumenti del software autore che possono migliorare in qualche modo la presentazione dei nostri materiali quando li andiamo a presentare piuttosto che in maniera passiva con il singolo proiettore. Con il proiettore abbinato ad una LIM riusciamo a dare questi effetti che sicuramente catturano l'attenzione. Sia dal punto di vista puramente estetico della presentazione, ma anche sostanzialmente noi riusciamo ad attirare l'attenzione di chi ci ascolta o su una parte, su una fascia del nostro schermo o su una zona ristretta del nostro schermo. Quindi ha anche un'effettiva reale valenza didattica l'utilizzo di questi strumenti. Oltre agli strumenti del software autore, per migliorare le presentazioni dei nostri materiali, possiamo utilizzare anche diverso software libero. Non so se qui ho messo un link, vediamo che programmino. No, non funziona perché ho cambiato PC. Comunque abbiamo messo il Point Fix, non so chi di voi lo conosce, che può mettere anche delle spunte, sottolineare. Point Fix è un programmino libero che permette di scrivere sul nostro schermo, in pratica. Potrebbe essere utile di ausilio quando si proiettano i nostri contenuti didattici su una lavagna interattiva multimediale.
semplice, ma non è che sia un software così potente, però insomma può darci una mano se vogliamo mettere in evidenza alcuni concetti che stiamo trattando e proiettando. Il secondo e il quinto punto, la quinta sezione del modulo di questa sera, li ho riuniti nella slides che vi apparirà fra un attimo. Eccola qui. Secondo e quinto e quinta sezione, modalità di utilizzo e la LIM come strumento di comunicazione. Allora, innanzitutto cosa ci consente la LIM? Beh, certamente come la vecchia lavagna, è uno strumento di condivisione delle risorse digitali in classe. Quindi, come utilizzo, un primo utilizzo è quello di condividere le risorse digitali in classe con tutte le potenzialità che stiamo discutendo già dall'inizio del corso, che vanno a potenziare i nostri insegnamenti, la nostra funzione di docente. Poi possiamo immaginare un utilizzo anche per una didattica a distanza con studenti malati in ospedale o non in grado comunque di frequentare. Poi utilizziamo la LIM oltre che per presentare in classe le nostre risorse, anche con l'utilizzo di software didattici e anche per creare le risorse digitali. Potremmo pensare anche ad un utilizzo per la creazione attraverso software didattici di contenuti didattici digitali da utilizzare poi in fase di lezione con le nostre classi. E infine l'utilizzo. Ovviamente queste sono delle mie riflessioni personali, io ho messo queste quattro tipologie di utilizzi, ma riflettendo e sperimentando insieme a voi potremmo pensare anche ad ampliare questa mappa che ho fatto. Aggiungerei quindi la classificazione che ho fatto è diciamo macroscopica, riguarda un utilizzo in classe, puramente in classe, un utilizzo a distanza con studenti della classe e infine si può pensare anche a un utilizzo in rete con classi di altri istituti. Oh, e qui a proposito, non so se è presente Gioacolo, mi sono ricordato della sua esperienza che ha fatto qui ho visto un video tutorial di cui ho discusso anche con lui. Ho fatto una bella esperienza di condivisione di una lezione con altri istituti. È un video caricato da Gioacolo sulla rete, penso che diversi di voi già lo conoscano, e vediamo qualche scena di questa attività. Penso, se mi ricordo bene, ho parlato con lui, ha usato il software Ubuntu. Vedete, ci sono diversi ragazzi che operano sulla lavagna in collegamento con scuole, con altri istituti, e stanno consultando dei documenti, stanno facendo una webquest. Quindi stanno facendo delle ricerche di documenti all'interno del web in stretta comunicazione con un liceo scientifico di. Quindi, ecco, la suddivisione macroscopica che ho fatto, da approfondire, da dettagliare ovviamente, è quella di un puro utilizzo, un mero utilizzo all'interno della classe, si può utilizzare in maniera collaborativa a distanza con studenti della stessa classe
che non hanno la possibilità di frequentare le lezioni, oppure, come stiamo vedendo in questo video, addirittura un utilizzo in rete con classi di altri istituti. Questa è la prima cosa che mi è venuta in mente come classificazione dei vari utilizzi, ma sicuramente la LIM si presta a molti. Ritorniamo alle nostre slides. Queste slides cercate di farle in maniera corretta, insomma, in maniera approfondita, però ci si potrebbe dedicare più tempo e ovviamente adesso abbiamo 15 giorni per trattare anche questo modulo, quindi ci ritorneremo con gradi di approfondimento e di dettagli sempre più. Andiamo adesso a discutere le modalità di condivisione delle risorse in classe, condivisione delle risorse digitali in classe. Allora, la LIM può essere utilizzata, come vedete in questa slide, per la classica didattica frontale, con materiali multimediali per attività che coinvolgono la classe, come completare schemi, attività interattive e laboratoriali. Nel mio schema di preparazione della lezione ricordo sempre la fase predidattica della visione di un video, che poi, alla quale poi segue sempre attività di tipo collaborativo, per esempio la creazione di una mappa che insieme agli studenti sulla lavagna è sicuramente un'attività che consente a docente e a studenti di trovare quella simbiosi necessaria per portare avanti un discorso di insegnamento-apprendimento. Quindi io proporrei anche, quando si parla di coinvolgere la classe nella strutturazione della lezione, quella di fare insieme ai ragazzi una mappa concettuale, e poi aggiungo anche, visto che abbiamo già discusso di diversi software per creare le line time, io farei anche insieme ai ragazzi una line time che poi non deve essere necessariamente di tipo temporale, ma la line time può essere intesa come abbiamo visto l'altra volta, mi sembra, con voi, il software DPT. Si possono anche escludere le date e mettere in sequenza una serie di eventi che poi vanno a caratterizzare il contenuto che si deve trattare. DPT l'abbiamo discusso l'altra volta, è carino perché oltre nei vari nodi, oltre a mettere descrizione, il nome del nodo, anche consente di farne anche una descrizione, di mettere delle immagini, di mettere degli allegati, dei link e di mettere anche infine dei video. Quindi tutte le caratteristiche multimediali che possono attirare e catturare l'attenzione dei ragazzi sia in fase di preparazione della lezione, ma sia poi anche in fase di visione e quando si fruisce del contenuto che si è elaborato. Quindi stiamo parlando di didattica frontale. La condivisione delle risorse digitali in classe può essere anche intesa in modo innovativo, di presentazioni in modo innovativo di ricerche ed elaborati realizzati dagli studenti. Education. Infine, la condivisione delle risorse digitali in classe può riguardare anche le stesse interrogazioni, anche la valutazione fatta con la lavagna interattiva multimediale ben programmata, ben strutturata, assume un'ottima valutazione che per un apprendimento guidato. Le valutazioni, se ben fatte, se ben strutturate, possono essere intese anche come apprendimento